Le strade della passione sono 6 tra gli itinerari più spettacolari d'Italia, raccontati attraverso 6 strade statali di competenza ANAS. ANAS è l'azienda nazionale autonoma delle strade, quest'anno compie 90 anni. Oggi viaggerò attraverso la strada statale 38 del Passo Stelvio, 224 km con partenza da Bolzano ed arrivo a Piantedo in provincia di Sondrio. Il tratto di competenza di ANAS Lombardia parte però dal Passo dello Stelvio, il valico automobilistico più alto d'Italia. Proprio per questo sulla cima ci sono oltre 4 metri di neve. Quindi ANAS ha deciso per la sicurezza di tutti di tenere ancora il passo chiuso. Bagni Vecchi a 1435 metri d'altitudine. È da qui che inizierà il mio viaggio attraverso tutta la Valtellina. Ho scelto 2 mezzi di trasporto, le mie gambe come sempre all'interno dei centri abitati e una mountain bike elettrica per scoprire le pendici delle montagne che si affacciano sulla Valtellina. Una lunga discesa mi ha portato dai circa 1200 metri d'altitudine di Bormio ai 430 metri sul livello del mare di Tirano. La lunga storia di Tirano è sempre stata legata alla sua posizione strategica. Siamo a 2 km dal confine con la Svizzera, quindi dall'altra parte il cantone dei Grigioni, mentre a sud, facendo il passo dell'Aprica, si arriva già in zona Brescia. Proseguendo la Valtellina si arriva a Milano, quindi storicamente è sempre stata una città molto importante. Oggi Tirano è un'importante meta turistica della Valtellina e stazione di partenza del famoso treno rosso, il Bernina Express, il treno più alto d'Europa. Dalla Basilica della Madonna di Tirano, simbolo della città, continuo in direzione ovest, seguendo la statale 38 del Passo Stelvio per arrivare a Sondrio. Buongiorno. Buongiorno. Le strade della passione parlano anche di sicurezza nel fare sport in strada, in questo caso la mountain bike. Molti si chiedono, ma in Italia è obbligatorio o meno il caschetto protettivo? In Italia non è obbligatorio, ma è altamente consigliato. Un bravo genitore educa il proprio figlio a indossare il casco da piccolo. Assolutamente, specialmente perché incominciano i primi passi sulla bicicletta e quindi non vogliamo assolutamente che i conducenti del futuro possano farsi male. La fortezza di Castel Masegra domina la città di Sondrio, capoluogo di provincia e capitale della Valtellina. Con poco più di 20.000 abitanti, Sondrio viene attraversata dalla strada statale 38 del Passo Stelvio. È incastonata all'interno delle Alpi Retiche, sulla confluenza del fiume Adda e del torrente Mallero. Dopo aver passato il centro abitato di Sondrio, la strada statale 38 del Passo Stelvio aumenta il volume di traffico e fa notare che ci si sta allontanando dalla Valtellina per arrivare verso la città di Milano. In effetti, in località Piantedo, la strada statale dello Stelvio termina e si congiunge grazie a un grandissimo svincolo alla strada statale 36 del Lago di Como e dello Splugo. Veramente un paesaggio spettacolare perché in questo punto la Valtellina termina proprio nel Lago di Como. La strada statale 38 del Passo Stelvio è una grande strada della passione. Unisce culture di montagna a quelle della pianura padana, un itinerario da non perdere.